Francesca Einaudi, ancora una volta una pallottola nel cuore 2 con Gigi Proietti e tu sei Maddalena. Sì, sono. Vado, io facciamo più comodo. Sono Maddalena e insomma, diciamo di nuovo questo piacere, questo onore di dividere il set con un grande come Gigi. Nonostante insomma arrivassi dalle fatiche di come fai sbagli e non fossi proprio in super forma, perché sono state veramente accavallate, quindi ho avuto, come sempre succede in questo lavoro, da 0 a 100, cioè da niente a troppo tutto insieme, quindi insomma fortunatamente. E diciamo che questa seconda serie sarà un po' più impegnativa per Maddalena, insomma sarà un po' più seria, un po' più sballottata, nel senso che le succederanno molte cose emotive importanti, e quindi per lei diciamo il percorso sarà riuscire a gestire queste cose senza perdere pezzi per strada, insomma. Senti, che differenza c'è tra i due personaggi? Noi ti vediamo praticamente contemporaneamente adesso in televisione, perché ti vediamo in Una pallottola nel cuore 2 in Come fai sbagli, no? Con Loretta Goggi e tutti gli altri, insomma. E tra Maddalena e Valeria che differenza c'è? Allora, questa è la famosa prova del 9 per la serie, per vedere se Einaudi è una brava attrice oppure no, perché veramente cambia. Ho studiato, io lavoro molto sui look, insomma questo ormai è un fattore noto di me, del mio lavoro, quindi ho lavorato molto perché l'immagine di impatto dei due personaggi fosse completamente diversa. Ho fatto impazzire le costumiste, soprattutto quella di Una pallottola, poverina. Credo che siano proprio molto diverse nel modo di affrontare la vita, in quello che fanno in generale, insomma sono due storie totalmente diverse, quindi spero che al pubblico, direi, uno non venga la nausea, perché vorrei continuare a lavorare insomma anche in un prossimo futuro, e poi insomma di aver fatto appunto, dato vita a due personaggi, spero, insomma io li ho sentiti profondamente diversi. È stato anche difficile il salto da uno all'altro, insomma difficile, impegnativo, emotivamente forte, e credo, spero che si vedrà, insomma. Senti, in questo periodo, insomma, per le attrici, per le donne la televisione è importantissima. Tu hai altri progetti, però, oltre al piccolo schermo, qualcosa che riguarda il cinema? Guarda, vado fuori per un periodo di studio, parto a brevissimo per Los Angeles, vado a farmi un periodo di studio fuori, perché credo che insomma sia una delle cose importanti di questo lavoro, tenersi sempre in movimento, in crescita, cercare di lavorare per non sentirsi mai a un punto d'arrivo, insomma. E poi in un mondo in cui ci si apre sempre di più all'esterno e si cerca di creare una società anche culturalmente globalizzata, credo che sia importante sperimentarsi in un ambiente al di fuori del proprio, quindi poi spero che appena rientro ci siano novità italiane. Esatto.